Oggi siamo qui per una giornata importante perché Maxi Zoo ha donato un contributo per la nostra struttura che andremo a inaugurare, che è il nuovo allevamento con 5 sale parto, nursery eccetera, che ci permetterà di poter essere autonomi anche nel reperimento dei cani nei prossimi anni. Diciamo che nei prossimi anni il nostro intendimento è quello di diminuire la lista d'attesa, che purtroppo oggi abbiamo più di 150 persone che aspettano il cane guida. Questo per noi è inaccettabile, ma stiamo facendo dei grandi sforzi che ovviamente anche e soprattutto anche finanziari, in modo da poter dare a queste persone che aspettano miglior tempo possibile per poter avere il suo cane guida. Perché guardate che dare un cane guida non vedente vuol dire, oltre ai due occhi che non hanno più, ma dargli veramente la vita, perché questa è la verità. Noi diamo a questi cani che io li chiamo angeli a quattro zampe, perché accompagneranno il non vedente per la sua vita, in modo da poter dare, come dicevo prima, e lo ripeto ancora, una vita normale. Siamo ospiti oggi del servizio cane guida dei Lions di Limbiate perché abbiamo fatto questa bellissima raccolta con Maxi Zoo. Abbiamo raccolto quest'anno nel mese di dicembre altri 75.000 euro che serviranno agli amici di Limbiate per poter finanziare la propria nursery interna, nursery dove nasceranno i cani guida per i non vedenti che verranno consegnati nei prossimi mesi. Da Maxi Zoo siamo molto felici di questo, siamo orgogliosi e vogliamo andare avanti così e sovvenzionare questa bellissima opera nei prossimi anni.